pesci che ci sono in tavola. Madonnina cara, prego perché per la pace e soprattutto perché la pace regni nelle famiglie e per la conversione della mia famiglia. Grazie. Vabbè, allora approfitto anch'io. Io chiedo la forza per compilare, mettere insieme sempre tutte le carte che servono per mia figlia, perché sono proprio mentalmente sfinito. Vabbè, andiamo Preghiamo avanti. per te, preghiamo per te, Giuseppe, preghiamo per te. Grazie, grazie. Preghiamo tutti per te, Lo so che ce ne Giuseppe. sono tanti, lo so che ce ne sono tanti, peggio di me, conciati. Ma io sono qua. Se non avessi mia figlia non mi interesserebbe niente di come sono conciato, di come potrei andare a finire, proprio niente. Ma c'è lei, c'è lei. Coraggio, coraggio, coraggio. Ti darà la forza. Forza Giuseppe, sua figlia è fortunata ad avere lei. Sì. L'ho portata a casa ieri, ma com'era contenta. Ha visto tutto il prato messo bene, tagliato bene, tutti i bordi del prato, tutto. Ma com'era felice. Ha fatto tutto il giro del prato, tutto. Vabbè. Coraggio Giuseppe. Coraggio Giuseppe, coraggio. Coraggio, coraggio, Giuseppe. Grazie. Vorrei pregare per mia sorella che purtroppo è colpita di questo esaurimento nervoso, nonostante tutto che lavora, che è una dottoressa, ma non vuole curarsi, dice che non è ammalata, ammalati sono gli altri, non sappiamo come fare a aiutarla e soprattutto non vuole avere a che fare con noi vicino, niente da fare. Che signora la illumina e fa capire, insomma. È un momento proprio pesante. Bisogna pregare per riuscire a parlare con Gesù, unico amico. E tra di noi ci sosteniamo, ma dobbiamo avere il coraggio di parlarne con Gesù e andare a vedere tutte le sue parole che ha detto in tutti i casi. E da qui viene la forza, Giuseppe, caro. Grazie. Buonasera a tutti. Io mi unisco a tutte le vostre intenzioni che avete, quelle di nostra madre, e volevo pregare anche per mio marito che continua a non stare bene. Grazie. Ciao Nina, mi associo alle preghiere per Ezio. Ciao. Preghiamo per tutti gli ammalati, in particolare per tutte le persone che sono collegate, che non stanno bene, e per tutti i vostri parenti che hanno problemi, appunto, sia a livello fisico che a livello spirituale, tutte le malattie, ecco, psichiche, psicosomatiche, ecco, in particolare anche quelle spirituali, che sono tantissime. Come diceva Alessandra prima, preghiamo anche per gli esorcisti, diamo forza con la nostra preghiera per poter aiutare tante persone veramente a venirne fuori da questo momento buio, diciamo. E ecco, direi che iniziamo allora il rosario Nel nome del del Padre, Padre, del del Figlio e Figlio dello e dello Spirito Spirito Santo. Santo. Amen. Amen. Io credo In in Dio Dio Padre Padre Onnipotente, Onnipotente, creatore creatore del del cielo e cielo e della della terra, terra, e in e in Gesù Gesù Cristo, Cristo, suo unico suo unico Figlio, Figlio, e nostro nostro Signore, Signore, il quale fu concepito di concepito di Spirito Spirito Santo, Santo, nacque nacque da da Maria Maria Vergine, Vergine, patì patì sotto sotto Ponzio Ponzio Pilato, Pilato,
fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dalla morte. Salì al cielo, siede a destra di Dio Padre Onnipotente, di là per giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Elisa, ricordi il nome di chi doveva leggere? Vieni, Santo Concetta. Spirito. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo i cuori dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Signore, apri le mie labbra e la tua volontà in me preghi e lodi. Mio Gesù, entro nel mare immenso della tua volontà, fisso la mia volontà nella tua e ti chiedo la tua volontà come vita mia, come vita di ogni mio atto, interno, esterno, volontario, involontario. Che tutto sia nella tua divina volontà, Signore, per darti ricambio di amore, adorazione, gloria, come se tutte le creature ti dessero questo contraccambio completo. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. E tu, Mamma Santa, porgi la mano alla tua piccola figlia e fammi valicare il mare del tuo amore, affinché col tuo stesso amore io possa più facilmente chiedere che venga il regno del Fiat divino. Mamma mia, come tu attirasti il Verbo dal cielo per farlo scendere sulla terra nel tuo seno, così fa muovere il Fiat Supremo dalla sua sede celeste, perché venga a regnare sulla terra in tutte le creature. Vieni, o volere supremo, a regnare sulla terra. Investi tutte le generazioni, vinci e conquista tutti. Vieni, divina volontà, vieni a regnare in noi. Nel primo mistero della gioia contempliamo l'angelo che annuncia a Maria la maternità del Salvatore. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio a Nazareth ad una vergine di nome Maria. L'angelo entrò da lei e disse: ti saluto Maria, Dio ti ha colmata di grazia, il Signore è con te. Darai alla luce un figlio e gli metterai nome Gesù. Maria rispose: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Pater noster, qui es in celis, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
pane nostro, un quotidiano da nobis odie e dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, se libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria, Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut era in principio, e nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Requiem aeternam, dona eis Domine. Et lux perpetua lucea teis. Requiescant in pace. Amen. O mi Jesus, dimitte nobis debita nostra, libera nos ab ie inferni. Deduc in celum omnes anima, presertim, illas quae massime indigè misericordiae tue. Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Maria, regina della pace e regina dell'amore. Prega per noi e per il mondo intero. Grazie.
Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria alla cugina Elisabetta. Maria si mise subito in viaggio per andare da Elisabetta, l'anziana parente che attendeva un bambino. Elisabetta disse a Maria: Beata te che hai creduto alla parola del Signore. Allora Maria disse: L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Pater noster che es in cieli, santificetur nomen tuo, advenia regnum tuo, fia voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostro, un quotidiano da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et et nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri, Filio e Spiritus Santo. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Lodato sempre sia. Il Santissimo Nome di Gesù, Giuseppe e Maria. O Gesù mio, perdona le Perdona. nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. L'eterno riposo dona loro, o Signore. Risplenda ad essi la luce perpetua, riposini in pace. Amen. Maria, Regina della Pace, Madre della Vita. Prega per noi, per il mondo intero. San Giuseppe. Prega per noi, per il mondo intero. Grazie.
Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù nella povera grotta di Betlemme. Mentre Maria e Giuseppe si trovavano a Betlemme per il censimento, giunse per Maria il tempo di partorire ed essa diede alla luce Gesù. La avvolse in fasce e lo mise a dormire nella mangiatoia di una stalla, perché non avevano trovato altro posto. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostro, un quotidiano, da nobis odie, e dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostri, et nos inducas in tentazione, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus e benedictus fructus ventris tu, Iesus. Sancta, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus e benedictus fructus ventris tu, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus e benedictus fructus ventris tu, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus e benedictus fructus ventris tu, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus e benedictus fructus ventris tu, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus e benedictus fructus ventris tu, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus e benedictus fructus ventris tu, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus e benedictus fructus ventris tu, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus e benedictus fructus ventris tu, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus e benedictus fructus ventris tu, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Requiem aeterna dona eis Domine. Et lux perpetua luce teis, requiescant Requiescant in in pace. pace. Lodato sempre sia. Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci al fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Prega Maria, Regina della Pace, la Famiglia e dell'Amore. per noi e per il mondo intero. Santa Madre di Dio, Corredentrice del mondo. Prega per noi e per le nostre famiglie. San Giuseppe, Sposo Castissimo della Vergine Maria. Prega per noi e per le nostre famiglie. Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Giunto il tempo, Maria e Giuseppe portarono Gesù a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Simeone, uomo retto e pieno di fede in Dio, mosso dallo Spirito Santo, venne al Tempio. Al vedere Gesù lo prese tra le braccia e disse: Ormai, Signore, puoi lasciare che tuo servo se ne vada in pace. Con i miei occhi ho visto il Salvatore. Quanto a te, o Maria. Padre,
Il dolore ti colpirà come colpisce una spada. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia. O Il santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. L'eterno riposo dona loro, Signore. Risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Amen. O Maria, Regina della pace, Regina dell'amore. Prega per noi, per le nostre famiglie, per l'Italia e per il mondo intero. San Giuseppe. Prega per noi, per le nostre famiglie, per il mondo intero. Nel quinto mistero della gioia contempliamo il ritrovamento di Gesù fra i dottori nel Tempio. Quando dopo 3 giorni Maria e Giuseppe ritrovarono Gesù nel Tempio, Maria gli disse:
Figlio mio, perché ti sei comportato così con noi? Tuo padre e Dio ti abbiamo cercato pieni di angoscia. Gesù rispose: perché mi cercavate? Non sapevate che devo occuparmi delle cose del padre mio? Poi Gesù tornò a Nazaret con Maria e Giuseppe e obbediva loro volentieri. Pater noster, qui in cieli, santificetur il nome tuo, advenia regnum tuo, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci del male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta al cielo a tutte le anime, specialmente le più bisognosi della tua misericordia. Maria, Regina della pace e dell'amore, prega per noi e per il mondo intero. Santa Madre di Dio, Corredentrice del mondo, prega per noi. San Giuseppe, prega per noi e per le nostre famiglie. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Grazie. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva,
A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Per il Papa, per l'acquisto delle sante indulgenze e per i bisogni della Santa Chiesa. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fabiola? Sì. Qualcuna legge? Ma Maria, allora. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Cristo ascoltaci. Cristo ascoltaci. Cristo esaudiscici. Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio. Abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio. Abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio. Abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio. Abbi pietà di noi. Santa Maria. Prega per noi. Santa Madre di Dio. Prega per noi. Santa Vergine delle Vergini. Prega per noi. Madre di Cristo. Prega per noi. Madre della Chiesa. Prega per noi. Madre di Misericordia. Prega per noi. Madre della Divina Grazia. Prega per noi. Madre della Speranza. Prega per noi. Madre Purissima. Prega per noi. Madre Castissima. Prega per noi. Madre Sempre Vergine. Prega per noi. Madre Immacolata. Prega per noi. Madre Degna d'Amore. Prega per noi. Madre Ammirabile. Prega per noi. Madre del Buon Consiglio. Prega per noi. Madre del Creatore. Prega per noi. Madre del Salvatore. Prega per noi. Madre di Misericordia. Prega per noi. Vergine Prudentissima. Prega per noi. Vergine Degna di Onore. Prega per noi. Vergine Degna di Lode. Prega per noi. Vergine Potente. Prega per noi. Vergine Clemente. Prega per noi. Vergine Fedele. Prega per noi. Specchio della Santità Divina. Prega per noi. Sede della Sapienza. Prega per noi. Causa della nostra letizia. Prega per noi. Tempio dello Spirito Santo. Prega per noi. Dimora tutta consacrata a Dio. Prega per noi. Rosa mistica. Prega per noi. Torre di Davide. Prega per noi. Torre d'Avorio. Prega per noi. Casa d'Oro. Prega per noi. Arca dell'Alleanza. Prega per noi. Porta del Cielo. Prega per noi. Stella del Mattino. Prega per noi. Salute degli Infermi. Prega per noi. Rifugio dei Peccatori. Prega per noi. Conforto dei migranti. Prega per noi. Consolatrice degli afflitti. Prega per noi. Aiuto dei cristiani.
prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei veri cristiani, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato originale, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Santo Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Regina dell'amore e della vita, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, oh Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, oh Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni della tua promessa di Cristo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Angela? O Maria, regina del mondo, madre di bontà, fiduciosi nella tua intercessione, noi affidiamo a te le nostre anime. Accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia. Donaci, Salvatore, noi ci consacriamo a te, regina dell'amore. Amen. Signor Pedrini, se vuole dire la preghiera a te, o Beato Giuseppe. Posso dirla io? Un attimo solo che vediamo se si collega. Eccolo che arriva. Dice di no, Giuseppe. Posso dirla io? Sono come una goccia di sangue caduta per terra stasera. Non ho capito, scusa Giuseppe. Sono come una goccia di sangue caduta per terra. Non sono in vena. Ok. Preghiamo per lei. Sì, posso dirla io, Giuseppe, per lei? Le do, certo, voce? Certo, sì. A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio dopo quello della tua santissima sposa. Per quel sacro vincolo di carità che ti strinse all'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, e per l'amore paterno che portasti al fanciullo Gesù, riguarda, te ne preghiamo con occhio benigno, la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col suo sangue. Col tuo potere d'aiuto sovviene ai nostri bisogni. Proteggi, o provvido custode della divina famiglia, l'eletta prole di Gesù Cristo. Allontana da noi, o Padre amatissimo, la peste di errori, di vizie che ammorba il mondo. Assistici propizio dal cielo in questa lotta contro il potere delle tenebre, o nostro fortissimo protettore, e come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita del pargoletto Gesù, così ora difendi la Santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni avversità. Estendi ogni ora sopra ciascuno di noi il tuo patrocinio, affinché a tuo esempio, mediante il tuo soccorso, possiamo virtuosamente vivere, piamente morire e conseguire l'eterna beatitudine in cielo. Amen. Brava. Regina dell'amore, 2 maggio 1986. Benediciamo il Signore. Figli miei, sia questo il mese della preghiera e della conversione. In questo mese di maggio lasciatevi guidare. Io vi amo, figli miei. Vi ringrazio della vostra devozione. Assicuro la mia protezione a quanti si consacreranno a me, al mio cuore di mamma. Belle saranno le anime che Maria presenterà al Padre. Vi benedico, figli miei.
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo a perdizione delle anime. Amen. Iniziamo la coroncina insieme, pensavamo di farla successivamente, ma Don Gianni ha qualche problema per entrare nel MIT, comunque cominciamo intanto la coroncina. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò la morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Liberamente. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo. In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo. In espiazione. In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione.
Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo. In espiazione e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. La sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo. In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo. In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione.
Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Santo Dio, santo forte. Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Allora, innanzitutto diamo il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Diamo il benvenuto a Don Giovanni, che è qui con noi. Prima le ho disattivato l'audio, perché c'è un po' di ritorno. Buonasera. Abbiamo due audio attivati. Deve spegnere quello del cellulare. Cosa deve spegnere? Quello del cellulare, forse. Se ne ha uno sul cellulare e uno sul video del computer. No? Solo uno. Allora qui ci vuole l'Elisa che dica lei qualcosa sull'audio, cosa si fa? E niente, va settato non al massimo, ma volume medio, dice Armando. E poi vediamo, potrebbe essere anche un disturbo che dipende dalla linea, non ho altre di idee. No, allora... Deve uscire e entrare, infatti, è entrato due volte. No, non credo, se, non lo so. Basta comunque. Che esce da uno e dunque, resta l'altro. Sarebbe... Fosse... ma lui dice che ne ha uno solo. Don Giovanni è entrato due volte, deve chiudere una connessione. Sì, è vero, ci sono due... Facciamo così. Basta che clicchi su uno dei microfoni rossi in basso, clicca su quello e siamo a posto. Lo chiuda. Se esce, rientra, dovrà rientrare. Esca e poi rientri, se non la vediamo più. Ok, adesso dovrà rientrare, speriamo. Probabilmente ha fatto più tentativi di entrata, è entrato... Infatti no, prima ha avuto tanti problemi, era sempre tutto bloccato, adesso vediamo se... Ma ne vedete uno attivo su di lui? No, adesso riproverà un attimo che vedo. Comunque ci sono due posti liberi. Sì, riteniamo. Una sorpresa? Eccolo. Provi adesso, apri il microfono. Ecco. Perfetto. Mi sentite? Benissimo. Perfetto, grazie. Ben arrivato, grazie. Buonasera a voi tutti, grazie. Grazie a lei di essere grazie. Con noi. Buonasera. Sono arrivato un po' tardi questa sera perché ho celebravo la messa e vi ho ricordato, sono stato unito a voi. Io ho finito alle 7, praticamente ho finito tutto alle 7:15 di noi qui, che voi erano già le 21:15. Sono venuto qui, mi sono alle 21:30, sì. Più o meno non riesco a perdere. Qui sono le 8. Da voi che ore sono? 9:05. 10 meno 5, due ore di differenza, sì. Ma domenica prossima diventerà un'ora perché l'abbiamo avuto per il Ramadan, che si è chiuso ieri sera, e quindi oggi sono tutti in festa, è la cosiddetta Eid Mubarak, che sarebbe la buona festa della... ed è stata un'esperienza molto interessante questo mese, dove tutti quanti fanno il Ramadan, tutti. Non mangiano nulla dalla mattina e non mangiano, non fumano, non bevono, non fanno nulla dalla mattina a praticamente alle quando si accende la luce, quando diventa l'imbrunire. La mattina,
la mattina quando cominciano a riconoscere, perché il Corano dice che si comincia a digiunare quando si comincia a distinguere due fili, un filo nero e un filo bianco. E quindi, e poi la sera verso le 7 suona il cannone, boom, e tutti le moschee cominciano a parlare, l'imam comincia a parlare, allora cominciano a fare quello che chiamano il factor, che sarebbe una specie di colazione, perché loro fanno colazione e amano invitare tanta gente. Ognuno io sono stato invitato diverse sere ad andare a fare questa colazione, come se fosse il mattino, e dopo mangiano questa colazione, poi cominciano a girare, vanno verso le 11:30, mezzanotte, fanno il pranzo, poi vanno a dormire, ma vanno a dormire pochissimo, e la mattina alle 3 fanno la cena, diciamo la cena, e poi appena esce il sole, appena comincia la giornata, comincia il digiuno. E poi ci sono tempi di preghiera, hanno passato tutta la notte di giovedì, credo, il 28, hanno tutta la notte in preghiera, tutti quanti hanno riempito le moschee, tutti. Andavano tutti quanti a pregare, perché la notte in cui l'arcangelo Gabriele ha consegnato il libro sacro del Corano a Mohammed, e lì hanno la notte in cui vengono perdonati tutti i peccati. E poi il giorno dopo è un po' come da noi il giorno dei morti, tutti quanti vanno al cimitero a far visita ai loro cari, alle tombe, fanno questo qui, e poi ieri sera hanno chiuso, e oggi tutti quanti con il Jellaba, tutti quanti con l'abito tipico, vanno in giro tutti quanti così, ed è bello, sia il bambinetto con il tappetino sulle spalle va nella moschea per pregare, hanno fatto una lunga preghiera, una bella colazione, pranzo e festa, e domani pure è festa, due giorni di festa, ma non è la festa più grande, perché la festa più grande è l'Eid al-Fitr, che sarà la festa del montone, di per sé sarebbe il sacrificio di Abramo, Isacco, per loro è il sacrificio di Ismaele, che sarebbe il fratello di Isacco, e quelli fanno questa grande festa dove ogni famiglia si indebita pure per prendere un montone e invita tutta la famiglia a mangiare, danno agli amici, difatti anche in quell'occasione ti chiamano, ti mandano un pezzo di montone in segno di fraternità, ed è un'esperienza per me, la prima volta che vivo in terra maghrebina il Ramadan, e devo dire che lo fanno con una precisione, con una religiosità impressionante. Per cui sono un esempio da questo punto di vista, sono la gente semplice. Io ho capito che loro hanno di Dio, noi pure un po' di paura, per cui dicono: se non faccio questo il Signore mi punisce. C'è quello che una volta c'era anche da noi, no? Il timore di Dio, che per noi è santo timore di Dio, perché quando mi ricordo che da bambini ci si preparava per la prima comunione, ci spiegavano che esiste il dolore di contrizione e di attrizione, no? Il dolore di attrizione è quando uno si pente perché ha fatto dei disastri, e per i disastri, le conseguenze che ha avuto. Contrizione è quando uno si pente perché ha creato dolore alla persona che ami. E quindi ci spiegavano sempre che noi dobbiamo avere questo dolore di contrizione nei confronti del Signore, perché Lui ci ama e lo abbiamo offeso. Credo che qui sia molto più radicale la cosa. La gente dice: se io, innanzitutto, se perdo un giorno di digiuno lo devo recuperare. In secondo luogo, se non lo faccio, che cosa mi succederà? Dio che cosa farà? Allah cosa farà di me? Perché la vita dell'Islam, del popolo islamico, è basata tutta su Dio. Ci sono tre parole importanti per il mondo islamico, ed è la prima parola Allah. Allah è presente dappertutto. Ogni tre parole loro ci mettono Allah, Alhamdulillah,
Inshallah, Lamedila, Elamedi, sono tutte espressioni che stanno ad indicare la loro riferimento a Dio. Se tu chiedi a uno come va, lui ti risponderà bene, oppure Inshallah, come Dio vuole, che Dio sia così. E quindi hanno questo senso. La prima parola è sicuramente Allah. La seconda parola molto importante per loro è il re, che sarebbe il capo, come per noi il papa, per loro il re è anche il capo religioso. Infatti è lui che, per esempio, nella grande festa dell'Aid, Aid el-Bir, quando sacrificano i montoni, è lui che per primo lo fa, e dopo che lui l'ha fatto tutti quanti lo seguono, e dappertutto tu trovi questa. Terza, la loro patria. Hanno questi tre punti fondamentali della loro vita sociale e spirituale, che al primo posto Dio, poi viene il re e poi il popolo marocchino, il Marocco, l'attaccamento alla patria, insomma. Potremmo dire l'attaccamento alla patria, il rispetto per la religione e per il pensiero di Dio. Questo è quanto io sto vedendo in questo tempo, ed è frequentissimo. Durante il Ramadan era praticamente abituale dappertutto, la gente si ferma, mette il tappetino e si mette a pregare. Nelle ore, quando il muezzin o il muedin dall'annuncio, dalla moschea, tutti quanti nel quartiere si mettono a pregare, ed è un grande esempio di religiosità che noi abbiamo perso, e questo mi dispiace, perché la gente, io parlo della gente buona, questa gente semplice, che era un po' come nelle nostre campagne, no? Ai tempi in cui c'era una grande religiosità. Man mano che il progresso avanza, man mano anche con la civiltà occidentale, purtroppo, anche qui entra, sgretola un pochino. Difatti le nuovissime generazioni ancora tengono, perché c'è un senso patriarcale, la famiglia è molto forte e quindi li condiziona, ma tendono già a essere un pochino più libere, insomma certe cose non le vivono con grande entusiasmo, ma nella festa come oggi era uno spettacolo vedere la famiglia intera, il padre, la madre, i figli, tutti insieme che vanno alla moschea, abiti con il Diagelà, con questo vestito tipico proprio del loro giorno di festa, me ne hanno regalato uno, anzi, con cui vanno lì e pregano, fanno il loro modo di vivere la fede. E in questi giorni ho riflettuto molto anche sul senso religioso della nostra vita. Oggi devo dire che nella nostra cultura italiana la laicità dello Stato ha finito per diventare laicismo, perché credo che, per esempio, sarebbe considerato un forte affronto al rispetto di chi non crede se il Presidente della Repubblica dicesse Dio benedica la nazione, lo farebbero nero. Eppure qui invece non c'è discorso, non c'è occasione in cui chiunque prende la parola non cominci innanzitutto per dare lode a Dio, Allah Onnipotente, e a Lui. C'è l'espressione tipica con cui si inizia ogni discorso di qualsiasi tipo e lo si conclude. Ecco, quindi questa un po' mi sta facendo riscoprire il valore della religiosità che impregna la vita, che ti impregna la vita. Poi ci sono i propri difetti, per carità, io non voglio dire che qui abbiamo trovato il paradiso, ma devo dire però, e lo dico con chiarezza, che la nostra cultura occidentale, a forza di adattarsi al mondo, ha finito spesso per perdere quella sua specificità religiosa che invece faceva la bellezza delle nostre case, e che io ho ritrovato in alcune famiglie in cui si vive veramente il cristianesimo. Il Vangelo diventa veramente la regola di vita, ma in genere però anche quelli che vanno in chiesa, molti di quelli mi pare che
non abbiano proprio una grande voglia di mostrare la loro fede, quasi si vergognano. Qui è il contrario. Qui uno mostra la sua fede e sarebbe un problema il contrario. Sarebbe un problema il contrario. Bene, questo era per comunicare un pochino questa mia esperienza. Visto che sono intervenuto un po' alla fine della vostra... avrei voluto farlo, ma mi ero scordato di questo strano orario che ci mette con 2 ore, ma che sabato prossimo finisce. Vorrei aggiungere qualche parola semplice e poi fare una preghiera con voi in questo momento così difficile, ma anche così ricco di possibilità. Vedete, io non seguo moltissimo i giornali, anche perché ho rinunciato a seguirli quando mi sono accorto che sulla guerra che è in corso tra Russia e Ucraina avevano fatto tutti a senso unico, avevano scelto una linea che non diceva la verità, perché conoscendo la verità non si conosce, ed è quello per cui ho rinunciato, e lo dico chiaramente, lo posso scrivere, ve lo dico, non fidatevi di quello che i giornali hanno scritto, non fidatevi, ve lo dico con una chiarezza enorme, ci hanno imbrogliato, assoldati da qualcuno che abita al di là dell'oceano per farci mettere nell'idea, nella nostra mente, un'idea. Avendo rinunciato a questo, allora ho abbandonato, io non visto televisione, non vedo giornali, ho cominciato a prendere le mie informazioni, ma le informazioni direttamente sul campo. Io ho visto che, come sempre succede, la verità non è quella che si racconta. C'è sempre una verità sotto, che poi la storia farà uscire. Ma al di là di questo, la cosa che più mi rattrista è che i responsabili di questa guerra sono gli europei e la comunità europea. È lei che ha sulla coscienza questa guerra. C'ha sulla coscienza i nostri capi, il nostro capo del governo e i capi delle varie nazioni europee. Sono loro i responsabili. Sono loro i responsabili che non hanno fatto quello che devono fare nel 2014. E dal 2014 fino ad oggi loro avevano il compito, e adesso, anche se io dico che loro sono i più responsabili, sono gli unici. L'Europa è l'unica che può impedire la guerra nucleare. È l'unica l'Europa. È l'unica che in questo momento l'Europa, se vuole, se ha un sussulto di onestà intellettuale, se riconosce di aver sbagliato tutto e se dice all'America, America, stattene a casa tua, e qui in Europa noi vogliamo mettere pace. E se fa questo, io credo che domani la pace c'è. Se non si fa questo, noi andiamo incontro a una catastrofe nucleare. L'Europa scomparirà. Io sono qui, se sono con voi scomparirò, perché credo l'incoscienza dei responsabili della comunità europea non si sono resi conto, e oggi forse qualcuno comincia a rendersene conto. Allora, perché io dico tutto questo? Non perché voglio fare il politico, perché voglio fare l'uomo di fede. Credo che noi dobbiamo pregare. L'arma più, l'unica che può mettere la pace oggi, è la misericordia di Dio che tocchi il cuore della gente. E la pace deve entrare innanzitutto nel cuore degli europei. Quando io penso che un presidente della Repubblica, un presidente dell'Ucraina, ha il coraggio di vedere distruggere il suo popolo, io dico, ma che coraggio, che presidente? Uno che vede distruggere il suo popolo, costretto ad andarsene via. Fossi io capo direi, fermati, per carità, non toccarmi la mia gente. Facciamo pace, vediamo cosa c'è. Invece lui sta al sicuro, va in giro dappertutto a chiedere soldi, chiedere armamenti, 7 miliardi vuole, per potersi fare. E il popolo, l'unico martire veramente, il popolo ucraino. E grazie a tutti coloro che hanno accolto questi popoli, soffre. Allora io dicevo tutto questo ed è la mia piccola catechesi sulla pace. Vedete, la parola pace è una parola equivoca, perché, tra parentesi, faccio un po' una pubblicità a qualcosa che
Oggi proprio è stato pubblicato e già c'è qualche copia di un mio libro che ho scritto in questi giorni su Natuzzi Evolo, Mamma Natuzza. E avevo aggiunto proprio un capitolo sulla pace, perché c'era in corso questa guerra, e scrivo un po' quali sono, lei che l'aveva previsto già dal 1900, la guerra, il pericolo grosso, e poi anche una catechesi un po' sulla pace. Vedete, amici carissimi, la pace è una parola equivoca. La pace viene utilizzata in tutte le salse come amore. Amore viene utilizzata in tutti i sensi, dal senso più banale al senso più pornografico al senso più nobile. E la pace è lo stesso. La pace, ma nella nostra concezione biblica, la pace è l'amore di Dio accettato nella tua vita. Per cui questo è la cosa importante. Chi può parlare di pace? Un ateo che non conosce Dio. Come può parlare di pace una persona che odia Dio, che odia i suoi fratelli? La pace non nasce con degli accordi diplomatici. La pace non nasce con degli... Per questo dobbiamo essere convinti. La pace è dono di Dio. Ed è il dono di Dio che è nato quando Gesù è nato. Gli angeli cosa hanno detto? Ve lo ricordate gli angeli? L'annuncio degli angeli. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace agli uomini che Dio ama. Per cui il Natale di Cristo è stato il dono di Natale, è stato il dono della pace al mondo. E il mondo avrà pace solo se accetterà, se riconoscerà, se accetterà Gesù Cristo. Ed è il messaggio di Fatima questo. La Madonna Fatima ha invitato a pregare, ha invitato a cercare, ha invitato i tre veggenti a pregare per la conversione e per la pace. E allora noi, guardate, è inutile farsi tante illusioni. Noi possiamo essere gli operatori di pace, non se andiamo a delle manifestazioni, non se facciamo incontri, non se sventoliamo bandiere con i segnali dell'arcobaleno gay. Non serve tutto questo, queste cose sono stupidaggini, sono cose che non servono. La pace, dobbiamo cominciare a dire la verità a tutti. O tu accetti Dio che è in Gesù, Gesù è la pace, è lui, e San Paolo nella lettera agli Efesini lo ricorda in un modo chiarissimo, è lui la nostra pace, è lui che è venuto ad abbattere i muri di divisione, che non esiste più greco, non esiste più giudeo, non esiste più nessuno. Cioè, io stavo prendendo la Bibbia, ma è in francese, per cui ci dà ma la lettera, vediamo se trovo la citazione qui, comunque l'andate a cercare voi all'inizio della lettera, nei primi capitoli della lettera agli Efesini, in cui dice Gesù, nostra pace. E quindi parlare di pace significa parlare di fede. O accettiamo, il problema serio, la Madonna lo ha detto nel 1917, a Fatima, e ha detto: guardate che il rischio grande del prossimo secolo è la perdita della fede delle nazioni cristiane. La Madonna lo ha detto a Fatima nel 1917, e quello porterà alla guerra, quello porterà all'autodistruzione. Per cui noi che cosa possiamo fare? Noi possiamo fare quello che fare, vivere la nostra fede fino in fondo e dire a tutti coloro che incontriamo: guardate che la pace non nasce se tu gridi pace, pace, pace. Nasce pace se accetti la pace come dono di Dio in Gesù Cristo. E credo che la nostra missione è proprio questa, è quella di annunciare che la pace è tra noi, nelle chiese, ma l'Eucaristia non è carcerata, poverino, dentro i tabernacoli, abbandonato in tantissime parti, proprio abbandonato
come se non ci fosse, è ricevuto come fosse una caramella, così. Come fai a dire? Come si fa a parlare di pace? Come si fa a parlare di pace? Se il principe della pace, se la pace tu l'hai imprigionata. Ecco perché Gesù vuole ritornare in mezzo alla gente. E oggi può ritornare in mezzo alla gente attraverso l'Eucaristia, attraverso la sua parola. Può ritornare in mezzo alla gente attraverso l'adorazione eucaristica. Bisogna moltiplicare l'adorazione eucaristica. Io sono convinto che se noi facciamo in modo che la presenza di Gesù sia sempre più percepita, voluta, amata, è l'unica cosa che può impedire alla bomba nucleare di distruggerci, perché sarà una bomba d'amore che abbatte tutti. Io credo questa è la prima cosa importante. Secondo, bisogna che la pace entri nel nostro cuore. È il nostro cuore. E ognuno di noi ha bisogno di essere pacificato. Ognuno di noi ha bisogno di sentirsi pacificato. Io riconosco che, che anche ho fatto tanta fatica a perdonare. Ho fatto tanta fatica a perdonare e ho fatto tanta fatica ad essere perdonato. E continuo ancora a combattere contro questo, perché ho capito che solo un cuore sconfitto nell'orgoglio può essere portatore di pace. E Giovanni Paolo II, il mio grande maestro, alla cui scuola ho imparato a vivere e ad essere cristiano e a testimoniare la fede, diceva sempre che questo: non ci sarà pace nel mondo se innanzitutto il cuore non viene pacificato. Questo cuore che è un abisso di tutto, è un baratro. Il Salmo lo dice, il cuore dell'uomo è un baratro, nel quale bisogna che va riempito con l'amore. Facciamo questo. I tempi sono difficili. Nulla avviene senza che Dio lo permetta, ma anche se noi vediamo crollare il mondo, dobbiamo avere la fede certissima che se noi ci mettiamo con grandissima fede, dobbiamo imitare Abramo, il quale prega e dice: ma se io trovo 50 giusti, tu distruggerai Gomorra, Sodoma. E se ne trovo 40, se ne trovo 30, se ne trovo 20, non ha trovato nessuno. È la parabola di quello che può succedere oggi. Il Signore oggi chiede a noi di essere queste persone che pacificano il cuore. Guardate, il consiglio conclusivo che do, lo do a voi mentre cerco di viverlo io. Non preoccupiamoci di quello che sta avvenendo. Noi sappiamo che si è nelle mani di Dio. Qualsiasi cosa avvenga, dice il libro della Sapienza, i giusti sono nelle mani di Dio. Nessuno tormenta e non c'è tormenta che li possa rovinare. E allora cerchiamo di essere un fuoco di pace. Noi, ciascuno di noi, davanti a Dio, la pace. Quando noi celebriamo la messa, c'è sempre questa invocazione alla pace. La pace, che è la pace di Dio, che è Gesù nostra pace. Invochiamolo perché il nostro cuore sia pacificato. E quando tanti cuori sono pacificati, sono da una parte, ed è l'espressione che mi viene in mente pensando a quanto San Paolo scrive negli Efesini, diventiamo dei collanti di unità, degli antiguerra, non le armi, questi europei schifosi che mandano armi micidiali. Ma perché? Nel nostro paese, che è sempre stato amico di Putin e dell'Ucraina, abbiamo sempre avuto una politica di amicizia, ci siamo scoperti di botto contro qualcuno.
io e ne pagheremo care le conseguenze. Ma ritorno a noi. Davanti a situazioni di questo tipo, noi dobbiamo diventare dei depositi di armi di pace. L'arma della pace è l'amore di Dio. Lasciamo che Dio veramente ci ami fino in fondo. Non conta l'età che abbiamo, non conta come siamo sistemati, non conta nulla. Davanti a Dio, ognuno di noi ha un potenziale infinito, basterebbe uno, ma sono molti di più. Per cui io sono convinto che alla fine la Madonna riuscirà a tenere la mano di Gesù, così di il Padre, perché il Padre è misericordioso, e a dirgli ancora una volta: abbi pietà di questo popolo, perché ho trovato un po' di gente, quelli che stavano quella sera con Don Giovanni a parlare dopo la loro recita del Rosario e la coroncina della misericordia. Hai visto quella gente? Gesù dice a suo padre: ma tu hai visto? Fallo per loro. E ricordati di cosa hai promesso ad Abramo. A Abramo e alla sua discendenza per sempre. Lo cantiamo ogni volta che cantiamo il Magnificat, cantiamo il Benedictus. Ecco, quindi, con una grande vivere questo momento con una grossa fede, e qualsiasi cosa avvenga, noi siamo tra le braccia di Dio. E io vedo una grande luce, ma vedo anche grande sofferenza. Luce e sofferenza sono le due cose che vedo, ma il peggio non è ciò che pensiamo, perché Satana in questo momento sta cercando di rovinare, di distruggere dal di dentro, non tanto dal di fuori. E ancora una volta lo sento fortissimo, ciò che farà crollare il mondo non sono le armi atomiche che hanno in America, in Russia, che hanno un po' dappertutto, ma è la mancanza di fede, la perdita della fede, l'abbandono di Dio, il rifiuto di Dio, il disprezzo di Dio, l'uomo che si fa padrone di se stesso. Sono gli aborti, milioni, i milioni, i miliardi di aborti che gridano vendetta al cospetto di Dio. È tutta questa miseria umana caricata di egoismo, di voglia di potere, che è tipicamente satanico. Ma Satana, non vincerai. Anzi, non hai vinto. Sei già stato vinto. E questo è ciò che ci rende forti e ci conforta nell'impegno della nostra vita cristiana di ogni giorno. Ecco qui, volevo comunicarvi questa piccola catechesi sulla pace. Per me la pace nasce da qui. La pace non è un'idea, non è un accordo politico, è una persona, è Dio che si è fatto l'uomo. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace. Gloria, gloria. Pace. Monsignore, Efesini 2,14. Egli infatti è la nostra pace, quello che ha fatto dei due un popolo solo, abbattendo il muro di separazione che era fra mezzo, cioè l'inimicizia. Vale. Quello che ha detto prima. Sì, io avevo qui, ce l'ho qui, per meno male ti ho detto vai all'inizio della lettera agli Efesini, capitolo 2. Quindi vedete, questa è parola che serve per noi. È lui la nostra pace. Per cui è inutile mettersi a fare tante chiacchiere, andiamo all'essenziale. La pace ha un nome, è un cognome, è Gesù. Gesù figlio di Dio, e lui è quello che fa la nostra pace. Se ci avete qualche domanda, mi fa piacere di rispondere. Non abbiamo domande, scusa Lorenzo. Abbiamo innanzitutto un ringraziamento profondo, dal profondo del cuore. Credo di interpretare i sentimenti di tutti, scusa Lorenzo se sono intervenuto, i sentimenti di tutti per avere un pastore come lei, Monsignore, un vescovo, e non è un caso che sia qua con noi. Noi abbiamo spento la televisione da un sacco, noi sappiamo benissimo che
il padre della menzogna, che è omicida fin dall'origine, ha completamente pervertito il mondo e siamo, quindi lei con noi ha sfondato un portone e siamo anche convinti che in Europa stiano governando dei veri satanisti, quindi purtroppo questa è la situazione. Pensare che loro potranno fermare la guerra ecco è come pensare che Satana possa dire l'Ave Maria. Comunque lui ha perso, certamente ha perso, e anche appunto ci siamo trovati da qualche mese a questa parte, tutto è nato e tutto sta nascendo meravigliosamente, veramente seguiti da lei e da altri pastori come lei, che ci sostengono e che ci stanno confermando che siamo sulla strada giusta, e quindi non possiamo che continuare così, insomma, ecco. Quindi innanzitutto un grandissimo ringraziamento e anche l'assicurazione che noi preghiamo per lei e preghiamo per Padre Petar, come per Don Umberto, come per tutti quelli che ci seguono. Per cui ci senta vicini, perché noi intercediamo per lei e le chiediamo di ricordarci sempre nella celebrazione del sacrificio. Grazie, grazie infinito. Grazie. Non voglio togliere tempo a nessun altro, dico solo che seguivo volentieri questo discorso perché ho sempre pensato. Ciao, ciao. Dile ho sempre ciao. Pensato che gli intenti nascono dal cuore. Quando c'è una mente fredda e che non è puro di cuore, succedono queste cose. Quindi, giusto, cioè, prendo nota di questa frase sua che per me è nuova, ma collima con le mie idee. Solo un cuore sconfitto nell'orgoglio sarà portatore di pace. Grazie mille e arrivederla. Grazie. Grazie. A tutti un saluto dalla Germania. Paola, fai salutare il nipotino della Germania. Fai salutare il signor Giovanni. Fai Maria, questa è Maria. Dile, buonasera. Un po' più in alto, Paola, un po' più in alto. Abbassa la telecamera. Così. Questa è Maria. E Maria, gli altri tre dormono. Comunque Monsignor Berta ha confermato un po' tutto quello che è il nostro pensiero del nostro gruppo, perché siamo veramente omogeneo e la ringraziamo davvero di cuore, perché ci rincuora di quello che ha detto, che ci fa capire che non siamo fuori strada. Grazie. Prego. Yes. Bene, vorrei concludere con una benedizione. Sì, grazie infinite. Bene, intanto diciamo insieme Ave Maria, perché in questo mese di maggio la Madonna, non vedete, spesso, scusate se rubo un minutino, spesso senza volerlo siamo abituati a pensare che la preghiera sia come forzare la volontà di Dio. Preghiamo, preghiamo perché Dio faccia. No, la preghiera è un'altra cosa. La preghiera ci deve aiutare alla disponibilità ad accogliere la volontà di Dio. E sono due attitudini diverse. Preghiamo perché succeda questo, preghiamo perché la volontà di Dio si compia nella nostra vita. Ed è in questa attitudine che adesso diciamo insieme l'Ave Maria alla Madonna. Ave o Maria, piena di grazia. Grazie. Signore, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Spegnete i microfoni per noi peccatori adesso, nell'ora della nostra morte. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore ora e sempre. Sempre. Nel nome del Signore, egli ha fatto tutto cielo e terra, e per l'intercessione della Beatissima Vergine di Maria. Vergine Maria, Madre di Dio, di San Giuseppe, suo sposo castissimo, di tutti i santi del cielo e delle anime sante del purgatorio, vi benedica, vi protegga e difenda Dio Onnipotente, Padre,
e Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie infinite, mio Signore, grazie, grazie, grazie infinite. Grazie ancora, a presto. Grazie. Grazie, le sue pace. A presto, a presto. Grazie. Grazie. Semplicemente dire che però in Italia 15 giorni lunedì prossimo. Spegniamo i microfoni che Monsignore sta con noi ancora un po'. Spegniamo i microfoni, dai. Volevo dire semplicemente che il 9 di maggio quello in Italia per alcuni impegni e quindi una sera lo facciamo anche dall'Italia. Può ripetere che non abbiamo capito. Ripeto. No, il 9 maggio vengo in Italia e riparto dall'Italia per il Marocco il 24 di maggio, quindi 15 giorni circa. Okay. Bene, bene, bene. Va bene, ciao amici. Vedo un prete, ciao. Gino Elena Mantovani. Bene. Ciao, ciao Massimo. C'è, prima c'è. Di... C'è? Grazie. Sì, c'è, c'è. Ah, grazie. Come si chiama? Avete il microfono spento, Elena. Elena, il microfono spento. Sì, sì, sì. Ma...